Sì, l'ho rivista in ospedale la sera, quando stavo un po' meglio. E sì, è stata una cosa che è quasi irripetibile, diciamo, bellissima. Chiunque si sogna, qualunque portiere sogna di parare un rigore, già di per sé è una cosa difficile, bellissima. Figuratevi due, quindi sono veramente felice. Preparando i rigori li prepariamo sempre con i video, però non avevamo video di Larry Way e di conti avevamo un rigore che l'ha tirato dall'altra parte. Quindi è istinto. Larry Way, che quando lo preparavamo, ho sempre pensato me lo potesse tirare di lì, quindi sono andato bello deciso da quel lato e l'ho presa bene, è stata anche più difficile, una parata più bella. Perché comunque il rigore era calciato bene. Conti ha tirato un po' peggio, però sono stato bravo dato che ho spinto a mezza altezza, a abbassare il braccio e a prenderlo. No, dopo che ho parato due rigori ho chiesto quanto mancava perché erano sempre lì in area e in 10, 10 contro 11 sapevo che era difficile, quindi l'unica preoccupazione era quella di tenere il risultato e magari tirare fuori qualche punto. No, quando ero in Barella non sapevo neanche dove ero e quindi dopo ho iniziato a pensarci già dall'ambulanza che stavo riprendendo un attimino il controllo della situazione. Erano un po' quasi tutti abbastanza spaventati e quindi ho dovuto più che altro rassicurare tutti. No, in ospedale sono stati tutti bravissimi, comunque sono quasi tutti tifosi del Cagliari in Sardegna e mi facevano le battute, però sono stati simpatici e bravissimi tutti. Avevo un paziente in camera con me, che anche lui è tifoso del Cagliari, mi ha riconosciuto, mi ha fatto i complimenti. Sono state brave persone, mi hanno trattato benissimo. Non sono un CT, penso che le convocazioni le abbiamo fatte il pomeriggio, quindi quelle sono cose che passano in secondo piano. Penso che possa aver influito per la partita, parare due rigori, quindi do sicuramente come sempre la precedenza all'Atalanta e quindi quei due rigori più che per la nazionale hanno fatto bene l'Atalanta lì a Cagliari. Sicuramente ha chiamato quattro ottimi portieri, non me la sono presa assolutamente, per me quando mi ha chiamato e se mi richiamerà sarà solo che un premio e una gioia e nulla, io devo lavorare bene per fare bene qua a Bergamo, poi se verrà sarò la persona più felice del mondo, però se non viene, amen.